2, 3, 4. In porto otro round. Io porto la Picard. Otro round, la piace. La Picard la piace. Uscite in quattro mattoni. Sono sbagliato molto presto. Ecco, cappato pure 4 e 10. Wow, 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 un momento, tutto molto bello, ma dove siamo, perché stiamo cantando in napoletano e che cosa sta succedendo? Esattamente questo è quello che succede il giorno di Capodanno. Un giorno dopo partiamo per il Giappone. È il 2 gennaio del 2024 quando decidiamo di partire per il Giappone. Stiamo un mese fuori, un po' per un viaggio di vita, come abbiamo già fatto in Thailandia, ma con l'idea, in testa, di raccontarvi come nel paese del Sol Levante vivono il calcio. E allora via! Case aure dove la gente si può dare i baci in Giappone, perché hanno detto che così almeno è più figo e più bello. Noi li chiamiamo un motel, ma non ci vantiamo di questo, è vero? Vero. Sì, ok, sarà anche vero, ma il calcio, ci arriviamo prima un po' di Giappone. E vi giuro che è davvero impossibile non vivere il Giappone tra immagini storiche, caratteristiche, cibi locali e qualcosa di dissetante, ma manco troppo. Allora, ci hanno dato il sake, che è una bevanda calda giapponese alcolica. Adesso la berrò. Vai. Ok, ok, lo ammetto, faceva cagare, ma non posso non apprezzare chi disegna anche per la strada. L'enorme stazione che abbiamo trovato all'arrivo in Giappone, i negozietti pieni di oggettini, negozi nei sotterranei e soprattutto i caffè. Com'è? Un attimo. Un caffè. E a questo punto, insieme alla solita manifestazione, non potevamo non prendere delle carte Pokémon. Allora, adesso ti prenderò la carta più potente in assoluto. Ma... ci penso io. Vai. Ci penso tu, ma quelli erano i miei soldi. Non è vero, sono i nostri. Vai. Oh, oh, oh. Attenzione. Raichu è questo. Sì, però non è brillantino. Lo so, a me piace un botto Raichu, però. Vabbè, il culo dei fuori, no? Vabbè, lasciamo perdere. Poi questo fa schifo. Brutto. Ma che è sta merda? Pikachu! Pikachu! Ma che se strilla questa? E comunque, nonostante sia molto caratteristico, del calcio ancora nemmeno l'ombra. No. No. Amore, perché glielo dovevi dividere in due? No, non lo vuole tutto intero quel piccolo. Non me ne parlate, resta tuttora la peggiore delusione della mia vita. Quantomeno però abbiamo visto una lotta vera e propria, la radio in live on air, queste stanzioni enormi in cui c'erano sempre questi robbi dove pagavi, giravi e ti davano dei regalini, un cappuccino fatto bene, e poi abbiamo rischiato di cadere in una trappola per turisti, un sushi inguardabile e immangiabile che da lontano si vedeva che era già una fregatura. Per fortuna che la nostra repulsione verso quel posto ci ha portato nel sushi più buono che io abbia mai provato. In sostanza questo signore ci faceva il sushi davanti e ce lo posizionava lui per mangiarlo, qualcosa di bellissimo. Sto facendo un video alla gru. Ma dove? Come dove? Guarda. Oddio, ma quello è un corvo, amore. Vi prego, qualcuno adesso deve spiegarmi perché questo corvo ha deciso di fare l'insano gesto. Io ancora non l'ho capito. Ok, ok, è bellissimo sto Giappone, forse giusto un pelo troppo fuori focus sulla vita vera e troppo concentrato sul lavoro, ma tutto molto bello, belli samurai, bello il Monte Fuji, belli anche i fiori di loto. Ma se questi hanno inventato Ollie e Benji e Inazuma Eleven, gli dovrà piacere sto calcio, no? Mi sono messo così a cercare biglietti a rotta di collo per andare allo stadio, ma niente, nemmeno l'ombra. In quanto turista non automunito, recapitarli e arrivare allo stadio mi è risultato impossibile. Ho però iniziato ad indagare e cercare di capire come venisse realmente visto il calcio in Giappone, tra
qualche nipponico che ha provato a spiegare a modo suo, perché lì l'inglese non lo parlano manco per sbaglio, e qualche video che ho trovato in giro sul web, mi sono fatto un'idea. Sono stato invitato da Nico, il capo mi ha invitato lui, il capo della Kirin Sendai. Buongiorno. Abbiamo la squadra di Niigata. Lo stadio può contenere 19.400 persone e per oggi sono stati riservati circa 15.000 posti. Dopo ore e ore di ricerca pensavo di non trovare ormai più niente di particolare. Poi all'improvviso mi sono imbattuto sul Kuju. È uno sport molto diverso dal calcio, praticato già dal 300 a.C. e nel 3 secolo a.C. era inserito come allenamento per le truppe. È l'antenato del calcio in Giappone a tutti gli effetti e veniva giocato con palloni fatti di pelle animali e riempite di capelli. Uno schifo disumano. C'erano due squadre, talvolta fatte da 16 giocatori, che avevano l'obiettivo di calciare il pallone tra due pali, senza utilizzare mai le braccia dentro un campo rettangolare. Vi ricorda qualcosa, eh? L'eccezione più grande è che c'erano ben 6 porte in tutto il campo e questo gioco divenne una completa ossessione. Pensate che già nel 960 d.C. c'erano squadre di calcio e campionati con migliaia di spettatori. Ok, tra poco torneremo a parlare di calcio, ma Giappone vuol dire Pokémon e non potevamo non andare al Pokémon Center. E dopo aver passato letteralmente 3 ore all'interno del centro Pokémon e aver speso 50 euro, è il momento di fare una fantastica passeggiata. Che poi va bene i Pokémon, va bene Tekken, ma a un certo punto la ragazza mia mi dice: andiamo a vedere Snoopy. Snoopy. E va bene, via di Snoopy e poi subito in giro. Wow, fermi un attimo, cosa? Allora c'è del calcio in Giappone? Esatto, non mi sembrava vero, ma avevo appena trovato un negozio rivenditore di oggetti di calcio in Giappone. E devo ammettere che c'era veramente tanta roba, dalle magliette della prima squadra del Giappone, passando per le varie compagini giapponesi del campionato, che poi quanto è bella la divisa del Giappone della nazionale. Tante squadre, guardate addirittura appunto del Kyoto Sanga Official Shop Corner, un sacco di sacchette, poi loro hanno un sacco i nomi dei giocatori sulle sacchette, sui fazzoletti, e poi c'avevano anche maglie di calcio estero. E ovviamente ho comprato tutto. Amore, siamo nel posto che è famoso per l'Oshin Caffè. E noi come degli scemi abbiamo ordinato l'espresso. Thank you. Ora ci stiamo. Bevi un goccio di Oshin Caffè.
Abbiamo così scoperto che ci sono dei posti in cui è vietato giocare a Pokémon Go per la strada. E dopo esserci fatti ammaliare dal solito sushi trappola per turisti, abbiamo deciso di fare le cose che ci mancavano prima di ripartire. Stavolta però per un'altra città siamo tornati al nostro sushi preferito, buonissimo. Siamo andati nel bosco di bambù in Giappone e abbiamo visto delle scimmie fare delle cose poco... boh, ma che schifo è. Tornando al calcio, dovete sapere però che il calcio in Giappone non è sempre stato quello che vediamo oggi. Inizialmente era quello che oggi vediamo in America, prima di tutto spettacolo. Non c'erano squadre vere e proprie a darsi battaglia, ma erano le grandi aziende come Mitsubishi, Panasonic, Nissan, Toyota a creare le loro squadre di dipendenti e organizzare il torneo. A inizio Novecento però gli inglesi ne diffusero la tradizione. Lo hanno fatto in tutti i paesi del mondo tranne il loro, considerando che l'ultimo mondiale che hanno vinto la regina Elisabetta aveva la mia età, ma vabbè. Il Giappone comunque decise di creare una propria squadra nazionale, vestita con color samurai blu. Una rivoluzione considerando che non c'entrava niente con la bandiera bianco e rossa e che fino a quel periodo l'abitudine era di scegliere i colori rappresentativi. Ma perché il blu? Una fonte dice che è il colore della giovinezza, un'altra che erano i colori di un'università di Tokyo, che tanto che era forte venne riconosciuta come nazionale e quello rimase. Dopo il secondo dopoguerra però, il calcio nel sollevante inizia a svilupparsi grazie agli europei insediati nel paese. L'uomo che prepara la squadra alle Olimpiadi casalinghe è un tedesco, ad esempio. E da qui si parte, perché in Giappone si mise come obiettivo quello di arrivare ad avere 100 squadre, copiando il sistema di calcio tedesco. Una volta esploso Ollie e Benji negli anni 80 si capì il potere di questo sport, tanto che si decise di fondare la J1 League, la loro serie A. La cosa strana è che vennero scelte le 10 squadre più importanti e gli venne cambiato nome a quasi tutti, ispirandosi a nomi italiani come San Frecce Hiroshima, Gamba Osaka, così come Cerezo Osaka, preso dalla Spagna che significa ciliegio. Addirittura il Vissel Kobe prese questo nome perché Vissel univa Vittoria e Vessillo, pazzesco. Da qui sono passati alcuni dei migliori calciatori della storia a fine carriera, da Zico a Dunga, passando per Schillaci e Lineker. Ma anche tante figure contemporanee sono partite dal Giappone, come Arsene Wenger e Hulk. Un movimento che ha portato a compattezza prima di tutto, essendo che tutte le squadre sono retrocesse almeno una volta negli ultimi 30 anni e che hanno vinto il campionato 11 compagini diverse in 3 decadi. Ma torniamo al Giappone. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Dovete sapere che in Giappone hanno la fissa per due cose: gli adesivi su questi blocchetti nelle stazioni e il karaoke. Ebbene sì, sono stato costretto. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. Salendo sul al castello e lei ha detto prendiamo il trenino. Io ho detto non succederà mai, adesso siamo sul trenino. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. Hey little lady said you feel the same, but I don't believe a word you say. Cause I don't think you're here to stay. I don't think you're here to stay. Ok, a questo punto non chiedetemi come, non chiedetemi quando, ma sono finito con ago e filo. E non chiedetemi nemmeno perché. I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out, over and out again. My future needed clarity. So I could see how you. E a questo punto vai con gli studios. Merda sde caffè, almeno qui lo ammettono. Here we have a wand of you with a dragon heart. Now, could you please unlock these? Aloha Mora. Aloha Mora. A questo punto ci tengo a parlarvi di due esperienze pazzesche che abbiamo fatto. La prima è il mondo di Mario. Assurdo. La seconda è il museo dedicato ad Harry Potter più bello e reale che abbiate mai visto.
senza dimenticare il museo di Doraemon. Sono stufo. Posto bello, pieno di tradizione, che però non vi nego, mi abbia lasciato un vuoto importante dentro. E avreste dovuto vedere molto di più, ma qualcosa non è andato come doveva. Non è andato tutto come doveva perché mentre ero in Giappone, in piena notte, il mio telefono ha squillato. Da una voce rotta ho scoperto che Shiran, uno degli esseri umani più importanti della mia vita, non c'era più. In 4 ore un male incurabile che non conoscevamo ce l'aveva portato via per sempre. Mi sono chiesto che senso avesse. Del Giappone ho apprezzato e amato la cultura, i fumetti, la creatività, sicuramente meno l'aspetto umano. Il vivere dentro una teca che mi è sembrato di percepire da mero turista. Anche al McDonald's, ognuno col posto singolo, panchine singole, un senso del pudore oltremodo. E allora che senso ha? Mi sono detto che non voglio, mi sono detto che ho l'intenzione di vivere la vita, il mare, i tramonti, le barche, le montagne, la notte e poi il giorno, e così via. Ho guardato tutte quelle persone, ognuno con la propria storia, con la propria vita, i propri problemi, i propri amori, ognuno con i propri sorrisi. E ho detto grazie, grazie.